L'incertezza è la condizione perfetta per incitare l'uomo a scoprire le proprie possibilità. Eric Fromm. Tribù Rossonera, tribù di gente vera. Buon sabato, 13 di novembre a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Oggi ho voluto iniziare con questa frase del grande psicologo, psicanalista, filosofo e accademico tedesco Erich Seligmann Fromm. E perché Fromm, non Fromm, Fromm con due M finali? Perché ho voluto iniziare con lui? Perché l'incertezza è questa aura che in questo momento sta circondando la nostra nazionale italiana, soprattutto dopo questo pareggio di ieri sera contro la Svizzera, che adesso analizzeremo un po' più nei dettagli, così come anche un paio di notizie che riguardano il nostro Milan. Proprio sul calciomercato si parla già di due cessioni a gennaio e di una porta quasi chiusa per un giocatore di cui abbiamo parlato molto spesso ultimamente. Però prima di iniziare, come sempre, un ringraziamento a tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale. Grazie, grazie, grazie. Benvenuti e benvenuti in questa bellissima community che è la Tribù Rossonera, così come ringrazio tutti coloro che ancora mi danno questo voto di fiducia, non solo qui, ma anche negli altri miei social, in Telegram, nell'altro mio canale YouTube, piuttosto che in Facebook. Mi seguite in un sacco di posti, quindi davvero siete davvero, davvero, davvero molto gentili e vi ringrazio di cuore. Quindi, poi, se volete già cominciare, come si dice in Spagna, con il buon rollo, che iniziamo con una buona relazione tra di noi, un bel pollicione all'insù di buon like e iniziamo subito con queste notizie di oggi. Italia-Svizzera 1-1. Quello che si è visto ieri sera di questa nazionale è un problema endemico che in questo momento gravita nella fascia d'attacco di questa nazionale. Belotti, d'altronde l'aveva detto anche prima della partita Mancini, è già tanto se nei primi 60 minuti mi riesce a fare un gol, e con l'assenza chiaramente anche di Immobile, che comunque in nazionale non è lo stesso Ciruzzo di Torre Annunziata che gioca nella Lazio, e dunque ci sono dei problemi per mettere la palla dentro. Si fa fatica a fare gol, e le ultime tre reti, tra l'altro, sono arrivate tutte da calci su calci da fermo. Quindi c'è un problema sostanziale lì davanti. Per quanto riguarda un po' le pagelle che poi stamattina ho voluto vedere anche sulla Gazza di cosa hanno detto, la sufficienza, a parte di Bonucci, che è stato probabilmente il migliore, il salvataggio che ha fatto sulla linea oltre il 90esimo, probabilmente vale la qualificazione al mondiale, quindi bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, e a Bonucci in questo caso, per quanto noi abbiamo i nostri trascorsi col Milan, quel che è di Bonucci. Quindi è stato probabilmente il migliore in campo. E ha fa hanno fatto una buona prova gli esterni Di Lorenzo ed Emerson. Un centrocampo spento, l'attacco non ne parliamo proprio, un Insigne che è fuori, fuori completamente dal Lorenzinho che noi tutti conosciamo, e un buon Berardi, ma soprattutto l'impatto positivo, e qui tiriamo un po' l'acqua al nostro mulino, lo ha avuto il nostro Sandrino Tonali. Un altro che potrebbe giocare, tra l'altro, da subito in questa nazionale, a parte Berardi, perché Berardi secondo me ha fatto una buona partita. E in 30 secondi subito è entrato in partita ieri con la Svizzera. Ha fatto gli ultimi 20 minuti davvero con un'eleganza, una profondità, una velocità, una gamba. Si vede già dal Milan che ultimamente il ragazzo è in forma e ci tiene, potrebbe diventare anche un pilastro di questa nazionale. E una cosa che probabilmente ha lasciato un po' nel dubbio a tutti noi era il vederlo giocare probabilmente a fianco di Locatelli invece che di sostituirlo. Questo da un lato. Su Calabria non possiamo dire niente perché è entrato gli ultimi 10 minuti, e una Svizzera invece che una Svizzera tosta, una Svizzera tosta, una squadra davvero complicata. E adesso entriamo in un'incertezza, come ho iniziato questo video, davvero incredibile. Praticamente
praticamente vediamo un po' le possibilità di qualificazione o non qualificazione. Allora, la nostra nazionale è in vantaggio per reti in generale, più 11 contro le 9 degli elvetici. Tra l'altro abbiamo anche i gol di reti segnate, 12 contro 10, in vantaggio. Per qualificarsi dunque l'Italia deve fare chiaramente i 3 punti a Belfast sì o sì, e vedere anche dall'altra parte cosa farà la Svizzera contro la Bulgaria, però in casa. Allora si dovrebbe guardare chiaramente la differenza rete, ad esempio se l'Italia vince 1-0 e la Svizzera vince 4-0, la differenza reti sarebbe comunque favorevole agli svizzeri, ma in caso di pareggio la differenza rete avvantaggerebbe noi. Altro caso, se l'Italia vince 2-1, la Svizzera 3-0, passano gli azzurri per il maggior numero di gol fatti a parità di differenza reti. Però in poche parole l'Italia deve cercare di vincere e vincere bene, sperando anche che la Bulgaria non si faccia sotterrare dai colpi degli elvetici. C'è questo rischio playoff? Sì, c'è. C'è e c'è, e bisogna stare molto attenti, anche perché c'è un precedente proprio in quel di Belfast nel 58 che fa tornare un incubo davvero brutto, brutto, brutto. Bastava il pari ai tempi e fu sconfitta la nazionale 2-1 e niente mondiali. Ebbene sì, il momento più basso chiaramente è stato l'eliminazione che abbiamo avuto con la Svezia per quanto riguarda la strada che portava a Russia 2018, e partendo dalla seconda fascia siamo stati accoppiati alla Spagna 1-1 a Torino, crollo 3-0 a Madrid. Il secondo posto ci fece giocare contro la Svezia che vinse 1-0 a Solna e poi si impose 0-0, vi ricordate bene, a San Siro proprio nel ritorno. Vergogna nazionale, CT Ventura e licenziato. Però un dramma simile l'abbiamo vissuto nel 58, quando all'ultimo turno del girone con Irlanda del Nord e Portogallo andiamo a Belfast sicuro che basti il pari, perdiamo 2-1 e anche in quel caso pagò il CT Foni. Dunque occhio, per quello parlavo di questa incertezza all'inizio, perché potrebbe davvero essere una partita tramposa, si dice in Spagna, con trappola. Quindi l'Italia deve cercare di tirare fuori il meglio di sé. E poi una piccola battuta vorrei farla sul portiere più pagato al mondo, che insomma ha fatto più panchina che altro anche sotto la Torre Eiffel. Ma alla fine che cosa ha combinato Paperumma? Orgoglioso di avere in squadra Mike Maignan e adesso anche il nostro draculino Tatarasano. Quindi passiamo al nostro Milan. Due cessioni quasi sicuramente verranno fatte a gennaio. Questo è l'obiettivo di Paolo Maldini. Ormai noi ci aspettiamo uno o due rinforzi, chiaramente a centrocampo, soprattutto per il fatto che Kessié e Bennacer giocheranno la Coppa d'Africa, e c'è da fare un po' di riflessioni sul caso, ovviamente. Quello che più sta premendo nel Milan in questo momento è il discorso di avere una rosa troppo ampia che bisogna sfoltire con giocatori che probabilmente non giocano mai o quasi mai. Andrea Conti e Samu Castieco. Le offerte ci sono e arrivano dalla Lanterna di Genova. Il primo, Conti, ha un contratto in scadenza 2022 e il Milan può cederlo in cambio di un piccolo indennizzo di 1-2 milioni. Sulle sue tracce sembra esserci proprio la Sampdoria, che cerca un eventuale sostituto di Berezinski, l'ex Atalanta, che gioca ora nel Milan, però praticamente quest'anno ha fatto 0 minuti fino adesso, ha uno stipendio di circa 2 milioni netti a stagione e dovrà accettarne chiaramente uno più a ribasso, visto che in questi anni non ha dimostrato praticamente nulla. Per quanto riguarda invece Samu Castieco, anche il suo futuro potrebbe essere a Genova, però sponda opposta in quel di Genova, con l'attuale e nuovo allenatore Andriy Shevchenko. E a differenza di Conti, il suo contratto ha un anno in più, quindi nel giugno 2023, il Milan potrebbe chiedere circa 6 milioni per vendere il cartellino già adesso dello spagnolo, il cui ingaggio comunque è sul 1,5 milioni di euro netti. Dunque questo è lo spazio più cessioni, ma noi quello che in questi giorni ci ha un po' fatto sperare da un lato, un po' abbassare la guardia dall'altro, è il discorso di Romain Favre, che chiaramente dopo le dichiarazioni che abbiamo commentato in questi giorni ha
mandato al ribasso le sue quotazioni per tornare a essere un pallino del Milan dopo che quest'estate davvero era vicinissimo alla squadra rossonera. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, il Milan al momento avrebbe accantonato l'idea di prendere il giocatore per gennaio, visto che Messias ha recuperato e dunque la dirigenza vuole valutare il giocatore brasiliano e vederlo all'opera per poi eventualmente decidere se virare sul francese. Chiaramente ha diverse partite che può mettersi in mostra, visto che tra novembre e dicembre avremo, come se non sbaglio, 8-9 partite in meno di 28 giorni, quindi probabilmente avrà l'opportunità per mettersi in mostra. Questo è quello che tutti noi speriamo, però allo stesso tempo io vi assicuro che ho visto il talentino Favre, vi assicuro che è davvero un talento che in prospettiva potrebbe essere un fenomeno. Lui ha la grande volontà e già l'aveva dimostrato ad agosto di venire nel Milan, e perché non accontentarlo? Adesso è vero che un ragazzino ha questa voglia di esplodere, ha fatto le dichiarazioni, preso anche dall'enfasi di questa cosa qua, però non bisogna neanche adesso bacchettarlo per questo, perché se no che diventiamo? Diventiamo come la mannaia della morte, sbagli, ti taglio la testa. Bisogna anche avere un po' di empatia e sensibilità nei confronti di un ragazzo che probabilmente ha voglia di esplodere e entrare nel grande calcio, e il Milan è il grande calcio. Detto questo, commenti in basso come sempre, un bel pollicione all'insù se ti è piaciuto il video, iscrizione al canale con campanellina, din 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 din, attiva per rimanere sempre aggiornato sull'entrata di ogni mio nuovo video. Noi ci vediamo oggi per un secondo video che sarà l'ultimo della giornata. Io purtroppo adesso, ragazzi, giorno per giorno non posso assicurarvi che faccio delle live in questa settimana che non c'è Milan, e quindi diciamo non c'è questa stessa enfasi che si vive normalmente quando ci sono le partite del Milan. Anzi, tra l'altro, questo mi serve anche un po' per riposare nel mio continuum che sto facendo tutti i giorni. Forse sono uno dei pochi youtuber milanisti, in questo caso, che fa dirette tutti i giorni la sera. Quindi adesso è un fine settimana che magari me lo posso anche prendere più tranquillo. E come vedete, non è una questione che uno dice fa le live solo perché poi prende donazioni. Come vedete, sono giorni in questa settimana, non ho fatto 2 giorni le live, quindi vedete che per me è un'importanza, sì, questa cosa, però non sono uno che mi devo arrampicare su queste cose qua. Tanto voi so già che chi si abbona già al canale da 0,99 24,99 lo sta facendo e mi sta supportando. Chi mi fa donazioni con il PayPal e il conto corrente bancario già lo fa di cuor suo. Le donazioni è un surplus di cui io sempre ringrazio tutti coloro che me le fanno. Però anche sta bene a volte che se ci si vede anche un po' meno nelle live qualche giorno, dà poi la voglia, come si dice, di ritornare poi ancora più potenti ed energici. Quindi io non vi assicuro anche questa sera se farò una live. Domani sì, domani già vi dico che ci sarà una super live alle 7 di pomeriggio con l'ospite del Milanismo Ovunque, di questo nuovo format che ho fatto, che è cominciato l'altra settimana con Andrea Rigobello, l'episodio 1. Domani ci sarà l'episodio 2. Ogni settimana avrò un tifoso del Milan che chiaramente, per questioni anche di empatia, soprattutto se è abbonato al canale, chiaramente questi sono dei premi che io faccio a chi si abbona al canale e chi fa donazione al canale. Ogni settimana ci sarà un milanista doc di cui parleremo della sua vita, del Milan e in generale delle cose che ci circondano al giorno d'oggi. Quindi io ti ringrazio per far parte di questa nave, di questa tribù rossonera, e ti auguro un felice sabato. Un bacio alle mie amiche, un forte abbraccio a tutti i miei amici, un bel a tutta la tribù, a Uga Uga Ug, e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Ci sentiamo. Ciao!